quest'anno ho parlato della stessa cosa col sindaco di Celmano, che conosciamo, e qui dietro no, è andato via, è andato via, meglio così, cioè meglio così, perché abbiamo parlato all'inizio quando è stato eletto, ci siamo scritti ripetutamente, però anche questa cosa ancora una volta non si può fare. Io credo che ci siano delle difficoltà per mettere d'accordo il turista, il ciclista che privatizza una strada, però se non si fanno queste scelte, se non si ha il coraggio di fare queste cose che non hanno costi, perché queste operazioni non hanno costi da monetizzare, cioè hanno costi politici, costi sociali, di dialogo con la popolazione, eccetera, eccetera. Io vorrei capire, se non si fanno queste operazioni, quali operazioni si possono fare? Beh, io le rispondo, noi quest'anno, ad esempio, di questa sua iniziativa, non so, adesso l'assessore, non me lo ricordo, ve lo voglio dire sinceramente, per esempio con Gabicce, quest'anno noi attraverso sempre quelle che fanno loro a Gabicce per Pasqua, abbiamo già fatto un accordo, verranno su da noi in 2-3 poste, abbiamo già individuato le strade che passeranno e quindi un accordo l'abbiamo già fatto. Quello che lei dice sull'iniziativa, io ripeto, da noi il problema delle strade vicinali è abbastanza un problema sentito, non è chiaro, bisogna individuare di comune accordo, soprattutto con chi si abita lì, diciamo dei percorsi che non vadano poi a dare... Sì, ma lei la strada che Monte Scudo va a Gesso e da lì va a Monte Lizzano, eccetera, lei queste strade, voi le conoscete? Quella che va da Mulino, Renzino, Germano, ecco, se lei passa la mattina alle 7 e ci fa il giro tutto il giorno, lei non incontra nessuno. Nessuno. Quindi queste strade sono completamente inutilizzate. Perché non trasformarle in piste ciclabili? Poi, come le dico, di piste ciclabili, oltre anche le mappe che fa dalla provincia, anche nel nostro territorio, io adesso vedo in fondo l'architetto Landi, noi ad esempio negli anni, 10 anni fa, con i programmi d'area abbiamo aperto una serie di percorsi che collegavano i comuni di Montefiore, Gemmano, parlando circa una decina d'anni fa, e Montecolombo e Montescudo, abbiamo l'architetto ha seguito questi lavori, abbiamo aperto decine, mi sembra che siano 30 chilometri di nuove piste, di nuovi percorsi che potevano essere utilizzati sia chi andava a piedi ma anche in bicicletta. Ma dopo, qui, dopo non avete fatto le carte per il mountain bike? No, ad esempio lì c'è stata tutta la segnaletica, adesso le carte, molte cose le ha fatte la provincia. Noi abbiamo fatto una segnaletica, abbiamo nel nostro ufficio turistico, ad esempio a Monte Scudo, Monte Colombo, sono indicate e chi vuole, diciamo, ha tutte le informazioni necessarie. Poi sono d'accordo con lei che quello del turismo, diciamo, di biciclette, di bike e tutto il resto, è il turismo che va anche perché viene in periodi dell'anno che per noi comincia marzo e finisce giugno, sono periodi molto, molto favorevoli, però ci possiamo mettere almeno da parte mia piena disponibilità di cominciare con i bacini. Sì, però sindaco o presidente, sì. Cioè in Italia, cioè adesso dico sì, in modo polemico, si è un po' stancati della disponibilità. Io le dico, abbiamo incontrato quelli di Gabicce, mi sembra dopo Natale, prima di Natale, mi ricordo, abbiamo in due incontri coordinato tutto e per Pasqua sono almeno nel comune di Montescudo, in tre località gli abbiamo dato i percorsi. Spero che con Gabicce avvenga, che un altro... Io come dico, non voglio, io adesso non mi ricordo se l'assessore, ma non mi ricordo. L'assessore qui, quindi... No, l'assessore mio del mio comune. Io non voglio ripetere che realtà. Però sono qua, la disponibilità, l'ha detto, io la do, vediamo di metterci come abbiamo fatto con Gabicce, possiamo fare almeno tranquillamente per il mio comune. Lei stabilisce un tavolo in cui si parla di queste cose e noi veniamo. Scusi, con domande veloce. Volevo chiedere questo. Oggi è importante fare quello che si può con quello che si ha, perché si aspetta che tutto sia a regime, sia perfetto per essere messo a sistema nel migliore dei modi. È molto difficile, chissà quando avverrà questa cosa, no? Quindi facendo quello che si può, forse anche quello che si ha comincia a essere migliore per incastrare bene un progetto. Ma ecco, in progetti di valorizzazione territoriale che cominciano a parlare non più solo di costa entroterra, ma di una costa più spessa, diciamo, vedere disegnata proprio, cioè una costa che vada 20 km all'interno, così come un interno che ha la sua naturale estensione verso il mare. È necessario far sì che appunto le
culture di approccio possano trovare un incontro. E io noto che questa è una grande difficoltà, ossia la Riviera si è sempre avvenuta in un modo, diciamo, è nata in un modo soprattutto e si è proposta in un modo. Nell'entroterra, e così lo chiamo, anche se poi è così vicino al mare, diciamo, magari molte operazioni sono state più piccole ovviamente per bacino, perché alla fine ci sono meno attività, quindi tutto è più, diciamo, più nascosto.